e benvenuti al terzo gameplay episodio, parte, chiamatela come volete, di Outlast. Continuiamo subito, bene. Allora, cosa cavolo facciamo adesso, Matreus qua? Cosa cavolo facciamo? Abbiamo la chiave della magnetica. Abbiamo la chiave magnetica, ok, allora dove andiamo? Io vorrei... passiamo un attimo di qua. Qua c'è qualcuno? Sempre cessi ci sono. Sempre sporchi. Abbiamo una batteria. Non c'è la mano e neanche stronzi di cacca nel cesso. Molto bene, andiamo avanti. Allora. Ma io stavo pensando, perché non andiamo in giro con la telecamera? Tanto non si consumano le batterie. Sì che si consumano le batterie. Solo se usi l'infrarosso. No, si consumano anche con l'altro, guarda. Si consuma. C'è un telefono lì. Questo ha... sembra morto, sembra. Questo non c'è scritto niente. Ah, questo è il davanti. Ah no, non è un telefono, è una radio. Della Maureen, qua è tutto Maureen, eh. Tutto morì. Questo è morto, sembra. Qua non c'è una bega. Chissà nel camino cosa c'è, se... ah, hanno fatto anche il buco. Oh, wow, wow. Vabbè, non ci frega niente. Allora, qua non c'è niente, eh. Perfetto. Le ore sono le... no, ok, va bene. Funziona anche l'orologio, non so, da notare, eh. Sì. Qua non c'è niente, ok. Chissà, una registrazione un po' da schifo, però insomma. Allora, lì siamo andati. Lì siamo andati. Qua mi pare chiuso. Direi di sì. Ok, allora. Dove dici di andare, Matreus? Dove cavolo andiamo? Ah, possiamo chiamare l'ascensore. Porcaccia maialaccia! Non ci voglio andare nell'ascensore. Vabbè, iniziamo col piano qua, va. Ricorda che puoi guardare le tue spalle tenendo premuto QE mentre corri. Ah sì? Perché me l'ha detto adesso? Cacchio! Chi è sto qua? L'hai visto, Matreus? L'hai visto, non me lo sono sognato. Ok. Perché mi ha scritto? Quando mi... Ehi, c'è uno al cesso. C'è uno al cesso. Allora, iniziamo a esplorare quest'area qua, va. Vediamo se c'è qualcosa di strano. Ma questo che posto era? Una macelleria, Ehi, io c'ho sempre paura che si alza di colpo le persone. Che schifo qua. Una batteria ho visto. Dov'è? In testa. È vero, la batteria. La lampada c'è. Si è chiusa la porta, ragazzi. Si è chiusa la porta. Ah, guarda, si vede la mano. L'hai vista? Guarda. Vabbè. Ehi. Non scherziamo. Allora. Eccola qua! L'ho detto. Con la testa anche! Facciamo una bella ripresa per gli amici di casa. No, lì c'è qualcuno di sicuro. Io apro prima questo. Io non so perché, ma c'ho paura di aprire questo cesso. Witness! Witness, è chiaro, witness. Cioè che sono cacchi amari adesso. Allora. Ah, qua secondo me si può aprire la porta con la scheda che abbiamo, eh. Perfetto. Qua è chiuso, io direi apriamo questa. E chiudiamo. Amico, tutto bene? Qua il computer non scrive. Per nasconderti.
Wow. Possiamo nasconderci nei... Anche qua. Quindi possiamo nasconderci, possiamo... Stay lie. Ah, qua ci sono le telecamere di guarda. Sicurezza. Sì, sì, ho visto. Ho visto, visto, visto. Vediamo, diamo un'occhiata alle telecamere se succede qualcosa di strano. Mi pare tutto tranquillo, no? Ah, c'è la tastiera che illumina. Che si illumina. Sì, è vero. Però stavo vedendo la telecamera qua prima. Ok. Ciao, sediamoci. Security system. Assessing security. Sì, ciao. Ci vuoi 20 anni per caricare lì. Che è? No, no, no. Mi nascondo. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo. Cos'è? No, sta guardando nel... Ha guardato in quello di fianco, non in questo! Amico, sì? No, no, non venire qua, ciao! Amico! Andiamo! No, no, siamo un po'... Io leggermente... Aspettiamo un attimino, aspettiamo un attimino. Intanto possiamo andare a vedere cosa c'è scritto, eh. Un cazzone spaventoso. Allora, il cazzone mi sta seguendo. Ho trovato la cartella di un certo Chris Walker, ex poliziotto militare che è stato parecchie volte in Afghanistan. Molto del sangue versato qui dentro è per mano sua, ma non tutto. Ma documenti non ne abbiamo ancora. Allora, con calma adesso usciamo. Con molta calma, magari. Allora, il cazzone non c'è più. Io direi, passiamo di qua e andiamo giù a riavviare il generatore a questo punto, no? Cioè, il cazzone è andato di là, però era sotto qua, no? Mi sembrava, no? Ma quello che ho visto nelle telecamere quando... non era sotto qua? Boh. Ma a me mi sembrava lì. Ah, no? Vabbè. Ah, no, forse no. Allora, iniziamo a chiudere sempre con molto garbo. Si chiudono le porte, amici. Sì, perché se no ci sentono. Allora, qua è chiuso. Aia. Ok. Ok, allora. Stiamo qua. E diamo un occhio alla Mkultrasia. Progetto Mkultra, documento CIA numero 190691, parte 1, estratto. A, archivio, oggetto, ricerca e sperimentazione sull'ipnosi, 10 febbraio 1954. Mercoledì 10 febbraio 1954, i lavoratori di ricerca e sperimentazione sull'ipnosi sono proseguiti nell'edificio 13 della riserva di Mount Massive in Colorado. Sono stati sottoposti ai trattamenti seguenti soggetti. Ma Colorado è mica quello di Black Mesa? Dove è ambientato Black Mesa? Sì, vabbè. È stata introdotta una suggestione post-ipnotica della notte precedente. Quando punterò il dito ti addormenterai. Tipo, quando ti punterò il dito ti addormenterai. Ok. Le signorine Jackson e Percy sono cadute immediatamente in un profondo sonno ipnotico senza bisogno di ulteriori influenze esterne. A quel punto alla signorina Percy è stato ordinato, in quanto in precedenza aveva dichiarato di temere qualsiasi tipo di arma da fuoco, di usare qualsiasi mezzo a sua disposizione per svegliare la signorina Jackson, che si trovava in uno stato di profondo sonno ipnotico. No. In caso di fallimento avrebbe dovuto impugnare una pistola, impugnare una pistola che si trovava nelle sue vicinanze e sparare alla signorina Jackson.
Le è stato detto che la sua rabbia per non essere riuscita a svegliarla sarebbe stata così forte da non farle provare alcuna esitazione nell'ucciderla. Nell'ucciderla. La signorina Pierce ha seguito alla lettera tutte le istruzioni, incluso sparare con una pistola ad aria compressa a scarica contro la signorina Jackson, dopodiché è caduta in un sonno profondo. Dopo aver seguito un appropriato condizionamento, entrambi i progetti sono stati risvegliati e hanno dichiarato di non ricordare nulla degli eventi appena verificati. Quindi erano alla signorina Pierce è stata offerta nuovamente l'arma che, in stato di veglia, ha rifiutato di toccare e di prenderla dalle mani dell'operatore. Ha negato strenuamente i fatti avvenuti mentre era sotto ipnosi. Te capì? O non te mi capì un cazzo? Fammi un attimo cosa dell'ipnosi. No, adesso direi di non farlo. Matteo, si ascolta. Dormo, non vedo le robe che ci sono. Va bene, lo faccio da solo. Allora, andiamo un po' qua. Storage room, electric room, machine room. Noi dobbiamo andare in electric room, mi aspetto, credo. Non si vede una ceppa. Who's there? Ma non so cosa fare, Matrice. Ah, è qua il... Non è qua. Qua. Non è questo. No, eh. No, pensavo che era questo. Oh cazzo maiala, eh. Ah, direi che è quella lì, secondo te? Attiva le due pompe del gas e l'interruttore principale per avviare il motore. Arrivo subito. Dove sta andando? Allora. Le due pompe del gas. Dove cacchio stanno le due pompe del gas? Qui c'è una porta. Pump room, quell'altra sarà pump room. Questa qua invece no. Allora iniziamo a pump room 1, allora direi. Io mi chiedo, mi sa che dobbiamo fare in fretta. Ok. Qua ci sono altri spogliatoi, eh. Una batterozza. Oh cazzo, la porta è aperta. L'hai visto? Aspetta. Come no? Qua non c'è un cacchio da nascondersi, però. Via! Scappa! Pezzo di culo variato! Scappa! Calmo. Calmo e sangue freddo. Porcaccia maialaccia schifosaccia. Sta aprendo il... No. Amici. Se ne sarà andato via, Matreus. Beh, perché
Ma io dico, ma sto qua non c'aveva un cacchio da fare che fare il reporter sfigato. Eccolo là. Ma dov'è? È quello lì. Qua è sopra lì. No, ho capito che è sopra lì. Voglio... Lui dov'è? Dov'è l'interruttore generale? No, perché è quello lì il generatore. Urca trota! Sono nella merda! Sono nella merda! Mi sono andato a incriccare, aiuto! Non vedo più niente! Merda, merda! 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 Aiuto! Aiuto! Dove cavolo è la strada? Ma non c'è la porta lì! Ma non c'era una porta! Nasconditi qua! Ciao! M'ha visto, sì, m'ha visto! Via, 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 vai via, vai via! No, piuttosto di genio, non so dove cavolo andare, è lì il problema. No, ho riattivato un cazzo. È armadietto, se si chiude sto pistola. Ah. Amico. Amico tranquillo. Ah, comunque ricordiamoci. Amico tranquillo. No, zitto. Taci un secondo, taci, tacere, bisogna stare con l'orecchio. Secondo me è andato via. Secondo me è andato via. Ah, ma è la stessa... Ma cos'è? Vabbè. Tu dici che al punto delle pompe. Eh sì. No, ma visto ancora, ma non è possibile. Dai, dai, solito... Calmo. Non m'ha visto, eh. Ma non m'hai visto, eh. Non mi hai visto, eh. Eh sì. Beh, per ora diciamo che non siamo morti, eh. Non so se... Ci siamo impataccati. Non sappiamo più dove correre, amici, ma non siamo morti ancora. Però io non ho capito. Ho acceso tutte e due le pompe, no? Non lo so, io... Come al solito. Ritornerò con gli occhi chiusi. È come al solito. No, però, cazzo, però, cioè, questo qua si deve levare un po' dalle balle, perché sennò... che cacchio, però, cazzo, cazzo, togliti dalle balle, osti! È qua, lo sento. Anche io lo sento. Lo sento. È qua, guardalo. Adesso non c'è più. Ricorda un po' il coso di amnesia, non so se... No, adesso non ci deve essere qua, perché sennò mi... no, però mi incacchio, così, non vale, Cioè, questo qua è sempre qua. Ad esempio, questo qua non può non funzionare. Cos'è che manca?
Cosa cavolo manca? Ho attivato le pompe. È qua, eh? Eh sì, ciao. Mi sa che qua faremo una brutta fine. Non vedo niente. Non vedo una ceppa. Sta diventando tutto rosso. Ma mi ha visto, scusa, No, va nell'altro. Va nell'altro, mano. Ma oddio. Da 1 a 10, quanto sei scemo te? Ma non lo sai. Vai, sta andando via, guardalo. Va bene, amici, per questo episodio è tutto. Terzo episodio, vi voglio ricordare. Vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di commentare il video. E soprattutto dateci un consiglio. Che cavolo dobbiamo fare? Comunque, detto questo, da Amorus è tutto, ciao e al prossimo video, ciao! Non ci sarà il quarto, speriamo. Ci sarà, ciao!